Ebbene ragazzi, sono terminati proprio adesso i gironi di Champions League. Purtroppo ragazzi, abbiamo... Vabbè, non è proprio un girone facile. Vabbè, comunque ragazzi, vi dico tutti i gironi di questa Champions League. Allora, girone A, formato da Manchester United, Benfica, Basilea e CSKA Mosca. Allora, facciamo un po' un recap appunto di questi gironi. Allora, il girone A, Manchester United. Comunque il Manchester United di Mourinho ritorna in Portogallo dal Benfica, appunto di avversario. E comunque qua il Manchester United ha preso proprio un girone che va liscio come l'olio. E quindi secondo me per il Basilea e il CSKA Mosca sarà un po' difficile. Stare attenti al CSKA Mosca, che comunque è una squadra che ti mette in difficoltà. Però comunque il Manchester United secondo me qua può qualificarsi tranquillamente come prima in classifica, possiamo dire, mentre il Benfica secondo me seconda, mentre il Basilea quarta e il CSKA Mosca. Quindi questo è il mio pronostico, però comunque ragazzi, il Manchester United ha avuto un girone più che facile. Girone B invece ragazzi, il girone B per il Bayern Monaco di Ancelotti, per il Bayern Monaco di Ancelotti, il Paris Saint-Germain ragazzi, Anderlecht e Celtic, che dire, un girone difficile per Anderlecht e Celtic perché comunque incontrano avversari come Bayern Monaco e PSG. Ricordiamo PSG che si è rinforzato con Neymar oppure Mbappé che potrebbe arrivare tra pochi giorni, e quindi un girone difficile per l'Anderlecht. Un pronostico come finirà questo girone B sarà primo Bayern Monaco, anzi no, primo Paris Saint-Germain perché comunque Ancelotti quest'anno ha vacillato un po'. Secondo Bayern Monaco, terzo Celtic, quarto Anderlecht, perché comunque secondo me il Celtic è più forte dell'Anderlecht. Poi vedremo comunque ragazzi come andrà a finire questo girone B, quindi secondo me un girone abbastanza facile per il Paris Saint-Germain e per il Bayern Monaco. Si lotteranno per, secondo me, per il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain le prime due posizioni. Andiamo subito ragazzi con il girone C, purtroppo per voi tifosi romanisti ragazzi, Chelsea, Atletico Madrid, AS Roma e Karabag. Allora, per fortuna, intanto un girone da fuoco per il Karabag. Ragazzi, un girone da fuoco per il Karabag. Il Chelsea che prende il, appunto, l'Atletico Madrid. Comunque, Conte che torna in Italia, sempre se Conte rimane al Chelsea. E quindi, ragazzi, comunque un girone per la Roma molto, molto complicato. Non difficile, cioè difficile sì, però un po' complicato, ragazzi. Perché comunque l'Atletico Madrid sappiamo che è molto forte e anche il Chelsea. Quindi stare attenti, noi ci speriamo ragazzi, perché insomma la Roma merita di andare avanti in Champions, una piazza che comunque merita di andare in Champions e di rimanerci. Girone D ragazzi, ecco qua, che aspettavate tutti da me. Juventus, Barcellona, Olympiacos e Sporting Lisbona. Allora, partiamo subito dal presupposto ragazzi, che comunque abbiamo preso un girone ostico, possiamo dire, non difficile ma ostico, perché comunque la squadra più scarsa secondo me di questo girone è l'Olympiacos, poi c'è lo Sporting Lisbona, poi il Barcellona e poi la Juventus. Comunque, regà, qua il Barcellona comunque, cioè abbiamo preso un avversario come il Barcellona, regà, però comunque ragazzi ce la può, cioè le prime due posizioni secondo me ce la lottiamo tra me, tra noi e il Barcellona. Poi invece il terzo e quarto posto se la lotteranno l'Olympiacos e lo Sporting Lisbona. Secondo me il terzo posto arriverà lo Sporting Lisbona, mentre al quarto posto arriverà l'Olympiacos. Speriamo ragazzi che vada bene questa Champions League e soprattutto questo girone di Champions. Andiamo subito col girone E ragazzi, girone E fermato da Spartak Mosca, Siviglia, Liverpool e Maribor. Qua un bucio di quelli esagerati da parte del Liverpool che è andato solo ieri fresco fresco. Ragazzi, è facile perché comunque stare attenti anche a Siviglia, che comunque secondo me il girone F finirà primo sì Liverpool, secondo Siviglia, terzo Spartak Mosca e quarto Maribor. Comunque per il Liverpool anche qua liscia come l'olio come il Manchester United, però comunque il Liverpool ha fatto, cioè ha pescato bene, cioè ha fatto veramente un girone facile che può andare tranquillamente. Girone F ragazzi, confermato da Manchester City, Shakhtar Donetsk, SSC Napoli e Feyenoord FC. Allora, partiamo subito ragazzi dal presupposto che secondo me qua il Napoli ha preso un girone abbastanza facile perché comunque ha avuto il Manchester City che comunque sì di Pep Guardiola, però comunque secondo me se la può giocare il Napoli, lo Shakhtar Donetsk assolutamente molto più forte del Napoli, mentre qua invece poi il Feyenoord una squadra ostica. Ricordiamo che ha eliminato la Roma ai preliminari di Europa League, quindi comunque anche qua per il Napoli non è abbastanza proprio facile facile ragazzi, eh. Secondo me il pronostico del girone F sarà primo SSC Napoli, primo FSSC Napoli, no scusate ragazzi, primo Manchester City, secondo Napoli, terzo Feyenoord e quarto Shakhtar Donetsk. Questo è il mio pronostico per quanto riguarda il girone F del Napoli. Andiamo ragazzi col penultimo girone G, Monaco formato da AS Monaco, Porto, Beşiktaş e Lipsia. Qua secondo me ragazzi un girone perfetto, equilibrato, che secondo me qua il Monaco e il Porto se la possono giocare, e secondo me qua finirà primo Monaco, secondo Porto,
terzo Lipsia e quarto Besiktas. Perché ho messo il terzo Lipsia? Perché secondo me, ragazzi, quest'anno la vedo bella Fortina come squadra. Comunque a Timo Werner se non l'ha venduto, ragazzi, credo che ce l'ha, però comunque secondo me il Lipsia se la può giocare arrivando in Europa League al massimo. Il Besiktas non la vedo una squadra poi così forte, anche se ha preso comunque Pepe, difensore centrale, ricordiamo, del Real Madrid, ex. Poi andiamo all'ultimo girone, ragazzi, sto parlando del girone H, girone H formato da Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham e Apoel. Apoel Nicosia. Apoel Nicosia ha preso un girone veramente, ragazzi, da fuoco, da ferro, per non dire derca. Comunque Real Madrid rincontra il Borussia Dortmund sempre ai gironi come l'anno scorso e il Tottenham. Secondo me qua il pronostico finirà primo Real Madrid, secondo Borussia Dortmund, terzo Tottenham e quarto Apoel. Proprio così com'è secondo me, raga. Perché comunque il Tottenham avete visto che ha giocato quante partite, raga, ma non ne ha vinta neanche una. Mi sa che ne ha pareggiate due, ne ha vinte ne ha perse cinque. Non lo so, raga, poi sto di cacchiate, ma sicuramente sto di cacchiate come al solito. Però secondo me, raga, qua finirà proprio com'è. Quindi ragazzi, questa era la mia reazione ai gironi per quanto riguarda la mia Juve. Comunque secondo me ce la possiamo lottare. L'Olympiacos, mi preoccupa lo Sporting Lisbona, raga, perché è una squadra che comunque si è pareggiato in casa contro il Steaua Bucarest, la squadra rumena. Però comunque, raga, stiamo sempre attenti a queste squadre che comunque ci danno sempre problemi. Quindi, raga, questo era il mio parere per quanto riguarda i gironi. Mi dispiace per la Roma, ripeto, perché comunque ha preso il Chelsea, Atletico Madrid, squadre veramente cioè proprio da fuoco, mentre il Napoli secondo me se la può cavare. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel pollice in su. Se questo video, ragazzi, raggiunge i 20 like, i 20 likes, io magari vi posso portare il domani appunto il, perché domani stanno i gironi di Champions, di Europa League, vi posso portare appunto la mia analisi sui gironi di Europa League. Vabbè ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se non avete ancora fatto, ragazzi, e comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi gironi e come ha sorteggiato. E poi ricordiamo c'è stato anche il pupone Francesco Totti. Dai raga, forza Juve, bella raga. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight.